I centri estivi nella città del Grifo si faranno pur nelle difficoltà imposte dalle restrizioni del governo, dalle direttive regionali, dalle norme anticontagio, gruppi ridotti, addio ai tuffi in piscina, i parti affollati di fine corso, la priorità contingente è dare respiro alle famiglie arzignanesi. L'assessore all'istruzione Valeria Dall'Ago è al lavoro dopo aver studiato a fondo le linee guida con i collaboratori più competenti in materia. Sta organizzando infatti i centri estivi che quest'anno saranno principalmente rivolti ai bambini con i genitori che hanno davvero necessità, spiega. Per organizzarli dovremo rispettare rigide regole. La fase 2 dell'emergenza sanitaria e la ripresa delle attività lavorative ha innegabilmente messo centinaia di genitori vicentini nella condizione di affrontare gravi problematiche nella conciliazione di figli e lavoro. Tra le novità imposte dalle nuove regole ci sarà l'impossibilità di recarsi in piscina in gruppo, no alla tradizionale festa finale, divieto di effettuare in presenza le riunioni dei genitori. Si potrà giocare e fare attività in piccoli gruppi con educatori fissi che si dedicheranno allo stesso clan. Il rapporto sarà di un operatore ogni 5 bimbi di età della scuola d'infanzia e uno ogni 7 per la primaria. Riguardo alle tariffe, per la frequenza saranno riadattate in minima misura. Precisiamo che i posti a disposizione saranno limitati, che verrà approntata una graduatoria. Tra questi la presenza di un minore per quanto riguarda i parametri, un minore con un solo genitore lavoratore o minori con entrambi i genitori lavoratori o lo stato di disabilità del minore.